Considerato uno dei più importanti arrampicatori della storia di questo sport, a lui sono attribuiti il primo 8B nell'84, il primo 8B più nell'85, il primo 8C nell'87 e il primo 9A Action Direct nel 1991. Sì, sto parlando di Wolfgang Gullick, che fu un grande rivoluzionario nel campo dell'arrampicata, la quale grazie a lui evolse sempre di più in disciplina sportiva e che contribuì all'incremento della progressione della tecnica, comprendendo l'importanza di un allenamento mirato e scrupoloso, atto a sviluppare capacità del tutto fuori dal comune. Fu anche pioniere dell'arrampicata sportiva ad alta quota, dove assieme a un team tedesco tracciarono due vie estreme, una in Karakorum chiamata Eternal Flame e liberata interamente dai fratelli Huber nell'agosto del 2009, e l'altra in Patagonia chiamata Riders on the Storm, 44 tiri fino al 7C+, e pensate un po', non ancora liberata. L'arrampicata tutta si inchina e ti ringrazia.